Buon convegno e buona serata. Attraverso i suoi racconti, i suoi aneddoti, e poi vivendo direttamente il territorio, come fare per non appassionarsi della transumanza? Perché quando cominci a vedere che era l'unica fonte di ricchezza o perlomeno di sostentamento di tutte le popolazioni, gran parte delle popolazioni abruzzesi, ecco, per forza si deve amare, si deve approfondire lo studio per evitare che tutto questo vada perduto.
con l'amica Vittoria che mi ha contattato per partecipare a questo convegno, ha ritenuto opportuno mettere come titolo del convegno il titolo che io nel mio libro che ho scritto sulla transumanza, il 31 delle fate. Questo titolo è un po', diciamo, va un po' contro tutti i dettami storici, eccetera, perché sembra un titolo un po' favoleggiante. Ebbene, io questo titolo nel mio libro l'ho messo appunto perché ho scoperto una cosa bellissima. Noi abbiamo nel nostro territorio, dall'Abruzzo, che arriva, passa per il Molise, alla Puglia, arriva anche un po' nella Calabria, una pianta unica, autoctona, la stipa austro-italica, che nei dialetti, non so, a Villa Maleronca come lo chiamate, noi lo chiamavamo la palumba, il pelume, in alcuni paesi i capelli delle streghe, perché quando poi maturano sono tutti arricciati, e in alcuni paesi il vino delle fate, perché siccome contro luce nel pomeriggio quando sta tramontando il sole, se voi la guardate, avete la possibilità adesso di farci caso, verso giugno, maggio, giugno, mattina. Questo vino delle fate brilla, luccica, sembra tutta la montagna di argento. E quindi nelle realtà popolari di questi paesini, soprattutto verso la fine dell'Abruzzo e il Molise, dicevano, raccontavano ai piccoli che le fate scendevano in terra, raccoglievano questo come se fosse il lino per fare la tessitura dei loro vestiti, così di notte brillavano le fate. Ed allora questa cosa. Quando andavo di paese in paese, mi raccontavano i vecchi, era una cosa per me meravigliosa, perché è una cosa che diciamo, nasce solo dall'Abruzzo in giù verso la Calabria. E io l'ho trovato, io che seguendo i tratti durante i miei percorsi, i miei tracciati GPS, parlando con le persone, eccetera, ho visto che in quelle dove passava il tratti, nelle montagne limitrofe, nasce questo tipo di stile. Ed ecco perché ho ritenuto, anche perché è protetta dalla Comunità Europea, quindi molti hanno fatto dei vandalismi sotto il profilo, ecco, l'eolico da un lato, diciamo, ci ha salvaguardato l'energia verde, da un altro lato però non si è curato molto il territorio, si è un po', diciamo, si è andato un po' sul filo della storia. Però di questo non ci occupiamo oggi, ci occupiamo del tutto. Io ho fatto un breve cenno su quello che è il titolo di questo convegno, mi sembrava opportuno. Possiamo parlare della storia della transumanza. Noi non vogliamo fare oggi un convegno di tutti studiosi, okay? Io vorrei parlare così a braccio, perché mi piace, la sento e quindi voglio trasmettere agli altri quelle che sono le mie emozioni. La transumanza noi possiamo dire che è sempre esistita, cioè l'uomo. Io amo definire questo, l'uomo è nato transumante, perché? Perché lui doveva per forza inseguire gli animali per cacciare e gli animali erano governati dal tempo, quindi d'estate andavano in alto, d'inverno andavano in basso, quindi l'uomo per procurarsi la carne seguiva gli animali. Quindi è stato prima l'uomo a diventare transumante per gli animali, dopodiché quando è avvenuta la domesticazione, ha ritenuto opportuno allevarlo lui stesso, ha dovuto per forza poi rifare quello che facevano gli animali liberi, cioè transumare dal piano ai monti. Io apro sempre diciamo una parentesi, perché ci tengo a ricordare a tutti che il pastore fino all'inizio del 1900 non è stato mai proprietario di pecore, perché il proprietario di pecore erano solo i ricchi, baroni, conti e il clero. Che c'erano delle congregazioni di alcuni che erano specializzati nella transumanza, ma soprattutto perché lungo i tre tunnel, se voi avete la possibilità di visitarli, ci sono centinaia e centinaia di chiese, di goveri, chiamiamole municipali, che oltre che a dare, diciamo, una parola per lo spirito, davano anche assistenza per il corpo. E nello stesso tempo hanno scoperto anche loro questa possibilità di, non dico di arricchirsi, però di trovare degli introiti sostanziosi con l'allevamento delle pecore e delle vacche.
Quindi il pastore non proprietario non lo dobbiamo dimenticare in queste convegne, perché non parliamo dei proprietari che erano i signori, chi stava bene, parliamo dei pastori che erano quelli che fino, io ho delle interviste che non ho portato qui perché, però a Civitella Fedena e in altri paesi, fino al 1950 io ho parlato con persone che hanno fatto la transumanza, la loro paga era un litro di sale e un chilo di olio al mese e un chilo di pane al giorno. Quindi mi diceva un amico di me deceduto, di Civitella Fedena, che per farsi avanzare l'olio, perché allora se a me mi tocca un litro di olio al mese, io faccio 8 mesi in Puglia, 7-8 mesi in Puglia, quindi qua non ci stavo male. A un certo punto cercavo di non farmi dare tutto l'olio, quindi affinché me ne avanzassi un po', così alla fine della stagione mi facevo tramutare l'olio in soldi o in altri liberi e riportavo qualcosa a casa dove c'era la moglie o il figlio piccolo o il nonno o il padre anziano. E quindi mi diceva questo pastore che quando metteva l'olio sul pane per darci un po' di sapore, quando si faceva il pantotto, per non mettercene tanto si faceva la croce saltando un braccio, cioè invece di fare Padre, Figlio e Spirito Santo, dice Padre, Figlio e Santo, per far sì che l'olio gli avanzasse a fine mese. E quello che aveva non in abbondanza un chilo di pane al giorno è carne del pane. E quindi questo è quello che ci deve far capire la durezza di quel lavoro e lo sfruttamento che lo aveva. Perché non è poi che il pastore nel gregge moriva una pecora, dice, beh, oggi è festa, è morta una pecora, ce la mangiamo. No, perché la pecora non è la sua, è del padrone. E doveva, e qua adesso mi dovete aiutare, se, perché a Celano l'hanno dimenticato, perché Celano si è insignorito un po' prima. Ma la pecora essiccata, la mesischia, non so se la chiamate la micischia, perché ogni paese... Quindi la micischia doveva essere restituita al padrone, perché il padrone era come un chirurgo, lui vedeva se mancava un filo di carne. E quindi nel momento in cui, allora all'epoca c'erano anche i lupi, quindi succedeva a volte gli assalti oppure il brigante, cioè una pecora malata che moriva, la prima cosa che dovevano fare dissossare la pecora, mettere a essiccare la carne al sole e quella diventava mesischia, veniva tagliata in straccetti, adesso si vendono pure ai supermercati, però sono di altri animali, insomma. E quindi li doveva riconsegnare tutto al padrone. Dopodiché il padrone le verificava che non ci mancasse nemmeno un filo e lo riprendeva il padrone. Non è che era la morte della pecora e la ricchezza del pastore, no, il pastore continuava a soffrire. Quindi in questa transumanza, al di là potremmo parlare dei tratturi, le leggi, io penso che ci interessa poco le leggi e altre cose, a noi ci interessa quello che era proprio il vivere normale. Dice uno scrittore, tra l'altro abruzzese, che in un romanzo che scrisse però tramite dei racconti che gli fecero, la morte di un pastore andò al cospetto di Dio e fu mandato all'inferno. E questo pastore raccontava che all'inferno, con le sue fiamme, i suoi galoni, era una cosa abbastanza rilassante rispetto a quella che era il tavoliere delle moglie. Quindi questo per farci capire i tormenti che loro potevano avere in terra di Puglia, da soli, in una sterminata campagna, come i Tuareg nel deserto, uguali, identici, però con una differenza che loro soffrivano, hanno sempre sofferto la fame. A Villa Vallelonga, come in altri posti d'Abruzzo, ci sono delle tradizioni antichissime che secondo me tutte le amministrazioni dovrebbero farsi carico di spingere, soprattutto le istituzioni scolastiche, a farle studiare a scuola. Perché noi a Celano, altri paesi dell'Abruzzo, se ci troviamo come siamo adesso, lo dobbiamo grazie alla pecora, nel senso che se i nostri genitori sono riusciti a vivere, se i nostri nonni, bisnonni sono riusciti a vivere, è grazie alla transumanza che ha permesso di poter sopravvivere, ripeto, a quello che sarebbe stata una morte. A Scanno, una vecchia di 85 anni raccontava, e ancora piangeva, che lei in un inverno, perché gli era morto il marito qualche anno prima,
dovette affidare i figli piccoli ai pastori che andavano in Puglia, altrimenti se rimanevano a scanno sarebbero morti di fame. Lei cercò di sopravvivere chiaramente, ma due figli piccoli non li poteva far sopravvivere. Anche perché non dimentichiamo, i pastori sono stati i primi ad adottare i bambini. E soprattutto il pastore è un mestiere più antico della terra. Lo ritroviamo qui, ci troviamo in un luogo sacro, c'è cioè il parroco. Il pastore lo ritroviamo nella Genesi. Caino e Abele, Abele era pastore, Caino coltivava la terra e a Dio piace più l'agnello che li fornì Caino. Per andare oltre, non so, nel Vangelo ci sono tanti richiami al pastore, lo stesso prete che è pastore delle sue anime. Cioè, già se leggiamo con attenzione quelli che sono i passi biblici, già vediamo che dai tempi dei tempi il pastore, l'arte del pastore è sempre esistita. Adesso che succedeva? Come successe per Caino e Abele? Questa storia è andata via avanti da sempre. E quindi c'era questa disputa tra il transumante, il pastore e l'agricoltore. Il pastore era stanziale, l'agricoltore era stanziale, il pastore era nomade, il pastore era più aperto, era globalizzato. Il pastore faceva 8, 7, 8 mesi in terra di Puglia, poi tornava qua, magari stava alle pascole, non qui, sul Silente, e stava in contatto con le persone del mio paese, stava in contatto con persone dell'altra parte, in Puglia stava in contatto con i pugliesi. Quindi era molto, molto, diciamo, aperto. E questa apertura, se voi avete qualche amico anziano a Pescasseroli, la vedete della stessa famiglia. La donna, gli anziani, i giovani, la donna parla un dialetto diverso dal marito. Io sono le registrazioni, parlano due dialetti diversi. Perché la donna è un dialetto più ferrato, più chiuso, molto stretto. Il marito, che ha vissuto sempre fuori, è molto più aperto, cioè delle parole addirittura diverse. Quindi questo ci fa capire l'importanza anche che ha avuto la transumanza, perché ha collegato queste regioni provocando uno sviluppo culturale, religioso, economico, e ha fatto sì che determinate realtà avessero quello che poi sono diventati un agnone che le campane che avevano all'inizio le fonderie per fare i cotturi, per fare il latte, tipo i coltelli di Campobasso, le lame di Campobasso, che c'era una grossa industria per la dosatura delle pecore, insomma, dove vai è un continuo proliferare di ricordi che vanno sulla transumanza. E non per ultimo, chiaramente, le vie della lana, le vie armentizie non erano altro anche che le vie della religione. Adesso qui con San Leggio noi avremo un discorso che non finiremo mai, ma due discorsi volevo fare, uno storico, prettamente storico, ma un altro, diciamo, che va un po' sullo storico fantasioso, perché bisogna scendere alcune date, perché le date poi sono importanti. Allora, Leucio fu portato, diciamo, come colto dai Longobardi. I Longobardi, si sa, finirono in Italia intorno al 700, diciamo, le date sono 774, però no, non andiamo a sottilizzare troppo. E, dopodiché arrivarono i Franchi, poi Normanni, e a un certo punto noi troviamo questa chiesa, o addirittura una precedente, non so se questa o quella precedente, che addirittura sta in un catalogo di tutte le zone ecclesiastiche di Farfa, che parlava, mi sembra, non voglio sbagliare, del 900 e qualcosa, già di una chiesa Santi Leuci. Quindi adesso il problema è questo: se durante quei tempi la transumanza non era tanto possibile, perché specialmente nei tempi in cui c'erano i barbari eccetera, l'uomo, la transumanza lì finisce, perché dici come faceva là? Prima erano spariti tutti i beni armentizi, perché l'invasione dei barbari, poi in ogni caso le guerre hanno fatto sempre razzia, la prima cosa di bestiame, quindi lasciavano le popolazioni senza mangiare. Ma soprattutto, quindi non avevi già in partenza, diciamo, i capi ovini, e anche se c'avevi qualche capo ovino,
te lo tenevi alla stalla, cercavi di sfamarlo in un modo diverso, perché non potevi andare a Foggia, perché alla Germania Pugliese, perché bastava che uscivi da Villa Valle Longa, già avevano fatto secco da Villa Valle. Quindi questo periodo qui, come è fatto San Leucio ad arrivare a Villa Valle? Allora, o ci è arrivato molto prima, diciamo in un periodo in cui alcune dominazioni, tipo, non lo so, i Normanni hanno permesso, hanno cercato di riattivare un attimo quelle che erano le strade armentizie, oppure c'è qualche errore, oppure è nato, diciamo, qui per altre cause, che secondo me sicuramente è la transumanza. Però, ecco, vedendo le date, perché qua parliamo di una chiesa già esistente nel Novecento e qualcosa, erano appena 200 anni, 300 anni che era nato il culto di San Leucio, e quindi la cosa sarebbe opportuna studiarla, se c'è qualche appassionato, può iniziare a fare delle vere ricerche, perché poi trasferendoci in tempi più moderni, addirittura si parla che molti pastori di Villa Pallelonga addirittura andavano alla Basilica di Trani, la notte, non mi ricordo la data precisa, però ce l'ho scritta, dove loro trascorrevano tutta la notte alla Basilica di Trani cantando e festeggiando San Leucio. Quindi questa tradizione addirittura è rimasta fino agli anni 50, 60, diciamo i ricordi, però è chiaro che il culto era fatto prima, io penso, ai primi anni del Novecento, dopodiché finite le transumanze grandi, poi intervenute anche, perché poi la transumanza comincia a fare con i treni, con gli autocarri, quindi diciamo è finita soprattutto con le riforme agrarie e soprattutto perché con la caduta di tutte le, diciamo, le signorie, quindi hanno ritenuto opportuno che l'agricoltura prevalesse sulla transumanza, che dava poca ricchezza nel senso solamente a quelle poche persone, mentre invece le riforme agrarie poi hanno dato possibilità a tutte le invece. E quindi questa strada di pecore, oltre a portare i vari santi, quindi la religione, perché adesso qui c'è San Leucio, a Pescasserra c'è la Madonna Incoronata, il Santo Padrone. San Leucio è il Santo Padrone anche di Rocca di Mezzo, cioè, ma da Brindisi come fa ad arrivare un culto a Rocca di Mezzo, che sta dicendo che è il paese più alto dell'Appennino? È stata la pecora che ha influenzato queste persone che avevano bisogno di protezione, e quindi ognuno ha sposato un proprio idolo che lo salvaguardasse, perché non era facile tornare dalla Puglia. Nel 1600 la Puglia era chiamata il cimitero degli abruzzesi. Il culto di San Domenico a Cogullo, non a caso prima era l'8 di maggio, era il primo giovedì del mese, mi sembra, perché l'8 di maggio scandivano i ritorni della transumanza, perché il santo protettore antico della transumanza è San Michele Arcangelo, che poi non è un santo, è un arcangelo, però non parte la fresca che si chiama santo. E si festeggia due volte l'anno, il 19 settembre, tra breve, e l'8 di maggio. E segniamo la partenza e il ritorno dalla transumanza. E siccome erano tanti pastori che morivano per i morsi di serpenti, per queste cose qua, a Cogullo, per sfatare, per aiutare e per chiedere l'ausilio di San Domenico, festeggiamo la festa dei serpari l'8 di maggio, il primo giovedì, che in ogni caso ricadeva sempre prima dell'8 di maggio, cioè prima di quando loro ripartissero. E quindi era obbligatorio per il pastore andare al Monte Sant'Angelo sul Cardano, perché Monte Sant'Angelo è stato il paese, il luogo dove per la prima volta è apparso l'arcangelo Michele al vescovo di Sipondola. Beh, questa è una cosa storica tradizionale e non stiamo qui a sottolineare questo, però a causa di questo culto, che poi non è stato altro che la trasformazione del famoso Ercole Turino, che è stato trasformato in San Michele Arcangelo, ci hanno tolto la brava, ci hanno messo la spada. Donna, purtroppo è così. La religione ogni tanto si è appropriata di diversi culti, di zone, e quindi è stato perché l'uomo ha sempre avuto bisogno di credere in qualche cosa. Prima del cristianesimo c'erano gli dèi,
dopo il cristianesimo sono stati santi. E quindi che succedeva? Succedeva che San Michele ha sposato in piena, perché anche l'Ercole era il protettore dei transumanti. L'Ercole Curino, in molte statue, cioè basta vedere, non è l'Ercole Curino, comunque Ercole, anche la stessa Alba Fulgens, che adesso sta al museo di Chievi, c'è l'Ercole seduto, a Goriano Sicoli, in lungo il 31 c'è una foggia, c'è una zona dedicata dove ci sono stati anche ritrovamenti di Ercole, e poi salendo man mano sull'alto piano 5 miglia, insomma, man mano era disseminato in tutto. E come era disseminato poi di templi dedicati a terra, stesso su Luna, sotto all'Eneo di Celestino V, c'è stato il tempio di Ercole. Ma io non voglio dire, possibile che sopra il tempio pagano ci sia anche l'Eneo di Celestino V? Evidentemente c'è un influsso, c'è una propensione verso quei luoghi, qualcosa ci sarà, anche perché noi abbiamo la linea, la famosa linea di San Michele, che partendo dalla Cornovaglia passa giù per il Piagano fino ad arrivare in Medio Oriente, ed è sempre una linea tracciata, se voi aprite la cartina geografica, dal Monte San Michele fino a giù incontrerete San Michele e Val di Susa sul Gabbiano, altre due o tre località al centro Italia, per arrivare poi in Medio Oriente, anche in Grecia passa. È una linea retta che sembra fatta con la matita, allora non c'è stata. Qua abbiamo tutte le costruzioni degli anni 1000, 1100, non c'era questa, diciamo, capacità di mettere su carta il territorio. E quindi, diciamo, un po' la religione in quanto tale, un po' la pastorizia in quanto tale, hanno fatto sì che, diciamo, l'uomo di queste, soprattutto dell'Abruzzo, le famiglie dell'Abruzzo, abbiano potuto sopravvivere a quei tempi duri, durissimi. Anche perché, grazie alla lana, perché non dimenticate che il tutto non veniva fatto per l'agnello, il formaggio, cioè anche un po' per quello, però era solo per la lana. La lana, infatti, erano chiamate le vie della lana. Il primo sciopero, perché qua noi purtroppo perché non l'abbiamo mai studiato, il primo sciopero contro la globalizzazione non è stata questo no global, eccetera, ma ne hanno fatti i pastori nel 1757 contro l'entrata delle lane neozelandesi e della lana melino spagnola, che bloccavano tutti i porti di Taranto, Palermo, eccetera, eccetera, e fecero il primo sciopero contro la globalizzazione, perché ci fu un abbassamento totale del costo della lana, che le industrie alimentizie ebbero un tracollo, e quindi bloccarono tutti i porti per non far entrare queste lane dagli stati esteri. Quindi, cioè, se noi andiamo a scrucciare bene, li troviamo già nell'antichità. Ma io dico, ma noi non ce ne siamo scordati, perché questo ancora qualcuno l'ha fatto fino a poco tempo fa. La lana ha permesso, quindi la pecora ha permesso a ogni cittadino, quasi ad ogni cittadino, di intraprendere la prima attività industriale artigianale. Ogni vostro genitore, nonna aveva un telaio che cuciva per se stessa, per i corredi delle figlie, per venderli anche a pagamento. Quelle erano le prime forme di artigianato. E l'ha permesso la lana, l'ha permesso la terra. Quindi possiamo dire che il primo sviluppo a livello industriale, poi sono arrivate le filande, sono arrivate le grosse industrie, ma il primo passo per l'attività imprenditoriale è stata fatta dalle donne dei pastori. Io direi di fare un intermezzo per capire, sì, in italiano dove c'è messo, sì, almeno un po' di acqua. Grazie. Adesso andiamo a fare una canzone che quando noi facciamo i concerti, insomma, quando facciamo i concerti parliamo, per presentarla parliamo di questo paese, parliamo di Villa Valverde. Rideranno una cima alla maiera e tutta la campagna fa d'argento, tutta eccellenza in questa notte bella.
non cambiamo il ritmo, lo facciamo perché poi secondo me ci ritroviamo a condividere anche di quello che si mette da scoperto voi e sarà di cui ha parlato, di cui ho parlato. E... io faccio le sorprese facciamo legata a Malana questa canzone è una canzone che registrò Alan Lomas, che è stato un grandissimo ricercatore a livello mondiale. Tutta la terra infatti è diventato tutto il suo patrimonio, tutto quello che aveva registrato è diventato patrimonio dell'umanità. E passò anche a Abruzzo. Passò in Abruzzo, in questo caso passò a Santo Stefano dei Sessanti, paese importantissimo per quanto riguarda la lana, dove si lavorava la lana e dove insomma ci si vestiva a Firenze, ci si vestiva le torri, le dice, tutto quello che c'è a che fare. C'era un grande mercato, per questo anche Santo Stefano è stato un paese molto ricco, ma la pastorizia spesso faceva questi capolavori. Anche il Castel del Monte era un paese molto, molto ricco. Tanto era la nostra ricchezza, come giustamente. Questa è una mina nanna in cui si percorre una mina nanna molto aperta, non è per farvi addormentare. Però parla di voi, parla di San Minanzi, Minanzi e San Venanzio, di Raiano, e parla di San Brandini, che San Bernardino, quindi l'Aquila, Raiano, ci sono luoghi, transumanza anche in una nave, in una nave. Thank you.
lavoro per non far riportare, diciamo, a galla i nomi che hanno oltretutto scritto sulla transumanza, dai vari poeti, poeti proprio pastori, c'è il famoso Cesilio Gentile, oppure per passare a nomi più altisonanti, a dire D'Annunzio, sia nella figlia di Ore, sia quelle che ricordiamo sempre. E poi tanti, ma tanti scritti. Hai fatto benissimo. Per ritornare a rimarcare ancora di più quello che ha detto prima, Santo Stefano di Sessagno era di proprietà della contessa di Cerano. Nel XVI secolo, siccome i Medici avevano le più grandi industrie manifatturiere d'Europa, e andavano tutti gli anni, perché la lana si poteva acquistare solo alla fiera di Foggia, solo là la poteva acquistare, per forza, perché poi a Foggia dovevano andare le pecore, perché c'era la dogana della pecore di Foggia, inventata nel 1442 da Alfonso d'Aragona. Addirittura, chi aveva un numero superiore a un tot di pecore doveva per forza andare a Foggia. Anche se a noi, ai nostri avi, era più conveniente andare alla campagna romana, che era più vicina. No, dovevi andare a Foggia. Perché? Perché lì dovevi versare la fida bestiame, e la reggia dogana delle pecore di Foggia era la più ricca entrata del regno di Napoli. Perché la gente non lo sa, ma noi ne sentiamo quando ancora oggi nei telegiornali, Monte dei Pascoli di Siena era la fida bestiame che pantava per il Monte dei Pascoli di Siena. La prima banca europea è stata quella, sempre per che cosa? Per l'effetto dei terreni, delle erbe ai bestiame. Quindi la transumanza, l'industria alimentizia, è stata la ricchezza di tante persone. Il pastore è solo sopravvissuto, gli altri ci sono ricchiati. Però abbiamo ancora questi richiami ancora oggi. Monte dei Paschi di Siena è quello che è. Quindi è la cosa più evidente di quello che è riuscito a creare un'industria alimentizia, di quello che è creato. Ritornando indietro, dicevo, Santo Stefano di Sessagno, siccome i Medici appunto dovevano acquistare la Foggia, allora che fecero? Acquistarono tutta la baronia di Castelvecchio Calvisio, che comprendeva di Santo Stefano di Sessagno, di Casteldelmonte, Galascio, Cagliarascio, a una somma, non mi ricordo se 500 scudi di troppo, vabbè, la somma non ci interessa, per avere loro stesse queste industrie armentizie e i terreni dove pascolare le loro industrie armentizie. Così la lana se la procuravano loro stessi, evitavano di andare a Foggia. E soprattutto, ecco perché la torre medicea di Santo Stefano di Sessagno, perché fu fatta dai Medici di Firenze, e uno dice, ma i Medici di Firenze che stavano a fare Santo Stefano, cioè a morte, mi ricordo adesso, perché? Per la lana, per le pecore. Quindi era tutto un risvolto economico, politico, che ha conseguito questo. Cioè, noi in Abruzzo le nostre lane non erano, tranne un tipo di lana particolare, il resto, diciamo, le varie industrie nostre, poche industrie concerie che c'erano, le cappature, le filande, tessevano una lana un po' più grossolana, veniva fatta per i cappotti, per le cose, però con quella lana noi ci facevamo. Le nostre mamme ci facevano quello che è la cosa, io ritengo la cosa più bella al mondo, la coperta abruzzese, che addirittura sta diventando di moda in tante parti, in molte, per esempio in America, io ho scoperto che ci sono dei veri arazzi messi sul muro di coperte abruzzese. E quelle di Taranto di Aligna, dove addirittura si pensa che Leonardo da Vinci fosse da lì l'ispirazione per fare alcune cose, quello di Taranto Academia era famosissimo, è ancora oggi, però diciamo che il tutto si sta esaurendo. Però noi abbiamo delle potenzialità enormi come quelle che sono i trattuni, perché non dobbiamo dimenticare che finalmente nel 2019, quindi appena due anni fa, la transumanza è stata eletta dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità. Quindi le amministrazioni, le scuole dovrebbero, ecco,
prendere spunto da questo per poter da quello incrementare tante di quelle che sono quindi la conoscenza per prima cosa, ma poi l'economia, il turismo e via dicendo, perché i piani naturali, se ogni comune facesse i piani naturali, si riuscirebbe a svincolare, che vedete là, quella tutta la rete dei trattori. Noi, non in Italia e nemmeno in Europa, al mondo abbiamo gli unici tre reggi trattori, cioè creati con le piccole acque, che sono la Villa Foggia, c'è la Foggia e questa serie di candeli, gli altri. Cioè, se uno allunga un po' lo sguardo, un po' la mente, dice un reggio tra tutti, gli altri non hanno, io potrei inventarmi qualcosa, creare un marchio top, un prodotto alimentare, un prodotto caseario, cioè qualsiasi cosa, pur di valorizzare questo territorio che già è stato valorizzato. Per tornare al discorso vostro, che mi interessa di più, quello di Mirna, io in questi pochi giorni di dolore ho provato, perché poi la curiosità mi spinge, ma ho provato a fare delle ricerche su internet, cioè, e ho scoperto tante cose belle su questo paese, ma soprattutto nell'antichità. Quando voi eravate un popolo sperduto, arrivare a Rocca di Cervo, che c'era la confusione tra Rocca Cervo di qua e Rocca Cervo dopo Daiacozzo, perché c'era questa confusione, si scriveva Rocca Cervo, quando si parlava di Daiacozzo si intendeva qua o viceversa. Diciamo che tutto, queste popolazioni si sono un po', ecco, spartite, poi riunite, fino a creare questo bel paese. Però quello che hanno mantenuto saldo nei secoli, anche durante che loro erano tutti villaggi, case sparse, è stato il culto di Sant'Egidio, perché è stato impropriamente il culto e il bisogno della transumanza. Quindi, nonostante hanno creato una nuova edificazione, non hanno, diciamo, cambiato il loro santo protettore, che, vabbè, prima alcune cose da San Nicola, poi c'è stato un passaggio da San Nicola a Sant'Egidio. Però anche San Nicola, il vescovo di Bari, stiamo sempre parlando di transumanza, quindi non è che ci possiamo sbagliare di qualche modo. E per gli amici, io li chiamo cantori, non so se sbagliamo, cantanti, musicisti, loro lo sanno prima di me, ma non dimentichiamo che i primi, non dico i primi, però tanti pastori erano musicisti. I Zambognano, se tu vai a Napoli, lo Zambognano, non lo chiamano lo Zambognano, li chiamano gli abruzzesi, perché lo Zambognano è identificato nell'abruzzese che conduceva le pecore con la Zambogna. Mio padre a scuola del museo, in Genaio, ma l'organetto, c'erano, ce ne tutti qua, ci sono pure in sacerdote, cioè, per dire che la pelle, quei momenti di riflessione, perché poi, diciamo, fare l'arte del pastore non è solo, è faticoso, sempre da solo, incubi, le notti, le tormenti, io nemmeno posso immaginare come potrebbe essere. Ho cercato di immedesimarmi molte volte e ho dovuto smettere, perché altrimenti avrei avuto paura nell'immedesimarmi. Immaginiamo un ragazzino, un pargoletto che stava badando le pecore, all'epoca c'erano anche i dubbi, le tormenti, non c'era chi li aiutava, era tutta una lotta di sopravvivenza. Ebbene, in questi ambienti che succedeva? Che il pastore, in quegli attimi di riflessione, che io penso che il pastore sia stato il primo filosofo della storia, perché aveva il tempo per riflettere, lui, le sue pecore, il pascolo migliore, e ingannare il tempo per non pensare alla moglie, ai figli che stavano lontani da casa per 8 mesi l'anno. E quando tornavano qua, il pastore, che non era sempre proprietario di quelle delle religioni, c'avevano la quindicina, cioè 15 giorni in montagna e 3 a casa. Quindi alla fine tu, durante l'anno, se fai il conto, 15 e 15, 30 o 6 giorni, 4 mesi qua, 7 e 4, 24, tu con la tua famiglia ci passavi 24 giorni l'anno. Se campavi 100 anni, facevi 240, vabbè, insomma, il conto lo fate voi. Cioè, quindi non possiamo assolutamente, ma per una questione di correttezza, dimenticare queste sofferenze. Dimenticare quello che hanno subito, patito i nostri padri, i nostri anni. Ma come fa uno a non immaginarsi quale poteva essere, dopo che sente alcune parole, legge alcune cose, come fai a non immedesimarti un attimo a dire, oh cavolo, ma davvero succedeva questo? Succedeva questo, che era l'unica cosa che poteva succedere.
non poteva succedere altro. Tu con un litro di olio ardesi, con un chilo di sale, non ci potevi campare niente, dovevi mangiare l'erba, dovevi mangiare, non lo so che cosa si mangiava questa quella gente, il pangotto vicino al focolare, dove tanti imparano a leggere e a scrivere. I poeti pastori hanno imparato da queste, da qualcuno che sapeva appena fare il suo nome e cognome, imparato che cos'era la A, la B, la C, e nello sforzo loro, nella volontà di imparare, di non rimanere, di, il loro obiettivo, sai qual è? Era quello di un giorno di avere qualche pecora, di non fare quei sacrifici per gli altri, ma di farli per se stessi. Quindi il pensiero fisso del pastore era questo, in un miglioramento economico per potersi permettere lui una pecora. Perché la pecora uno dice, che ci vuole una pecora? E come faceva la pecora? Chi te la faceva comprare? Con che cosa la comprava la pecora? Infatti, solo all'inizio del Novecento, del 1900 hanno cominciato ad essere piccoli proprietari, perché allora, finita la feudalità, poi ci fu nell'Unità d'Italia 1860 eccetera, in pratica i trattori furono mezzo sdoganalizzati, insomma ci fu un abbattimento del latifondismo insieme a queste grosse industrie alimentizie, per cui il pastore, non avendo più sopra di sé un potente ricchissimo, ma tanti ricchi che però non avevano la possibilità di fare determinati pagamenti, allora loro usavano, non so come si chiama qua, in pratica io ti pascolo il gregge, ogni 100 pecore tu me ne dai una, due, tre, insomma facevano, quindi a fine anno, ecco come sono diventati proprietari di pecore, i primissimi pastori, che facevano, io raccolto delle testimonianze anche nel paese mio, dove determinati adesso allevatori, adesso hanno dismesso perché non è, è impossibile continuare, però loro sono diventati proprietari di pecore, ma avevano 400-500 capi di bestiame, facendo questa situazione qua, cioè io ogni 20 pecore me ne tocca una a fine anno e quindi magari alla fine dell'anno riusciva ad avere 3-4 pecore, da lì è partito e è cominciato a diventare più pecore. Quindi, diciamo, le situazioni sono molteplici, sono incantevoli e da un certo punto anche un po' di rabbia di fare, perché vedi la tristezza, soprattutto le sofferenze, i sacrifici di queste persone. Tornando ai paesi di Scanno, del mondo, Pesco Costanzo, cioè là si vede la ricchezza che ha fatto la terra. Pesco Costanzo è un'intera struttura di legno, ci sono dei porti bellissimi. Quello è solo perché ci sono stati tanti proprietari di pecore, come tanti proprietari di pecore, che hanno avuto quella ricchezza da poter permettersi volte, archi, sontuose alle porte, alle finestre, di avere delle case molto decenti, per cui hanno espresso la loro ricchezza in quel modo lì. Addirittura a Scanno, pochi lo sanno, che hanno raccontato l'amico mio di là, ci sono due palazzi di fronte. Allora, questi due pastori, per farsi il dispetto, ognuno alzava un piano, fa come le torri di Bologna, ognuno doveva avere la torre più alta. E adesso c'è quello, a un certo punto uno si è fermato, però per non dar la vinta a quello di fronte, che aveva il palazzo più alto, ci ha fatto nel palazzo, tu lo vai a vedere adesso, c'ha due occhi, un naso, una bocca e una lingua da fuori, ma sono due finestre, la finestrella del balcone con una cosa proprio per farci la pernacchia tutti i giorni. Cioè, quella è, questa è giusto una nota così, sorridente, eccetera. Per quella che ho sentito prima da loro, è struggente, le serenate. Cioè, tu, io non oso immaginare quando uno sapeva che doveva andarsene con le pecore, non sapeva se tornava, perché questa è la cosa importante, e doveva lasciare il suo amore a paese nativo. Io ho sentito la serenata di pastori di Scanno, che stava su internet, su YouTube, che effettivamente quella dice che sta arrivando l'inverno, le pecore dai staz e dobbiamo andare in Puglia a pascolare, e quindi questo mentre canta dice come quell'altro pure, che cioè, si indoppa un po' la voce, la gola, perché sa, cioè da piangere, sa che piangerà anche la sua amata. In pratica era una sofferenza totale. Quando arrivano gli aragonesi, che crea quello che già, diciamo, per molti studiosi chiaramente già esisteva, perché
perché già i Romani, con Varrone ed altri, sia prima di Cristo che dopo, nei primi decenni, nei primi secoli dopo Cristo, parlavano della pecora pecunias, quindi la pecora di ricchezza e soldo, e c'erano le antiche cabas che gran parte sono state ricattate poi nei trattati. Io parlo del mio paese perché lo conosco bene, a Cedano, il trattato sotto, gran parte passa sulla Tiburtina, sulla Valeria, che era l'antica Valeria, e ci hanno rifatto un pezzo, il trattato entra, esce, però segue quella linea che era già un tracciato antico. Quindi poi gli aragonesi si inventano questa dogana delle pecore di Foggia. E quindi con un editto reale crea alcuni trattati reggi e obbliga tutti i proprietari di pecore ad andare a pascolare l'inverno in Puglia, perché lì a Foggia c'era l'assegnazione dei terreni e chiaramente ogni pecora pagava un tot. Quindi era un'entrata erariale alle casse dello Stato, che non hanno mai pensato di togliere, per carità. Anzi, addirittura le prime leggi, io le ho lette, parlano addirittura di pena di morte su alcuni contadini che osavano spostare i termini lagidei, che ci mettevano per i confini, e si appropriavano di pezzi di lagidei. All'inizio, che era ancora più ferreo, cioè addirittura rischiavano la pena di morte. E qualsiasi cosa succedeva lungo i trattati e anche nei terreni interessati dalla transumanza al ritorno, era competenza del giudice di Foggia. Cioè chi giudica se a trattura di Celano o di Cascasseroli era successo un omicidio, uno ha rubato qualcosa, chi è? Non è che competeva, cioè, è successo a Cascasseroli, è il giudice di Cascasseroli, no, era il tribunale di Foggia che decideva su tutte le cause che avvenivano lungo questo territorio. E si inventa questi trattati. E ritornando al discorso di perché non potevi andare alla campagna pugliese, alla campagna romana? Perché se non versavi l'obolo a Foggia, la dovevi versare allo Stato Pontificio. E che gli aragonesi facevano ricca il Papa invece de, e quindi era l'obbligo, e guai a chi si permetteva di andare di là. Non ci potevi andare perché non ci potevi andare, che rischiavi proprio grosso. Ma per non finire, parliamo di tempi più recenti, che i trattati sono stati quelli che hanno veicolato alcuni episodi del Risorgimento. Noi, per esempio, a Celano abbiamo uno che ritrovai da un noto scrittore, Broggi, che racconta di come un certo generale José Borghese, in fuga dal Macedone, che si scontrò con le truppe di Pinelli, lui e altri una ventina di ufficiali, perché ci fu un tentativo di restaurazione borbonica, e quindi vennero questi spagnoli e dato manporta ai briganti. Allora c'era Carmine Grocco, c'erano numerosi briganti della zona, e quindi però a un certo punto Borghese, che era un nobiluomo, un generale da catena, non era compatibile con Carmine Grocco. Carmine Grocco era, tutto di più. E allora dovettero lasciarsi, si separavano queste bande e loro scappavano perché erano rimasti in bocca. E qual è la strada che faceva? L'unica possibile, il trattato. Quindi sceso dalle Cinque Miglia, passarono sul Mona, attraversarono l'altopiano lì di Baul, di Forca Carusa, e a Celano, il 7 di dicembre, cominciava a nevicare. Io ho letto il diario, Luigi non scrive il diario, tipo il diario di Porto. E dice che dovettero rifocillarsi a una taverna. La taverna ancora adesso hanno approvato un progetto, un amico mio è riuscito a farsi autorizzare, la ricostruiranno, proprio dentro il trattato, la taverna di Quadranelle. In questa taverna c'era un certo signor Paralletta Simplicio di Celano, che era l'oste. E allora lì rifocillò. Quando questi scappavano verso lo Stato Pontificio, perché là ci facevano la pelle, e allora gli mandò il figlio come guida per fargli arrivare il prima possibile verso i Cassoni, che lì c'era, tra Tagliacozzo e Cassoni c'era il confine dello Stato Pontificio. Beh, Scaroni a morte, che al Casale Mastro. Me ne sono fatto una parola del tempo che non me